Provo a riassumerlo per tutti, poi ovviamente benvenuti tutti gli interventi che vanno a dettagliare. Sono stati colti alcuni aspetti interessanti, cioè la produzione della luce deve essere fatta con qualità, abbiamo parlato di qualità del colore della luce, di funzionalità rispetto all'operatività del soggetto che lavora, ciò che usa. Abbiamo parlato di come questo possa essere un parametro qualificante, ma magari non dappertutto. Ci sono alcune aree dove diciamo, questo tipo di funzionalità potrebbe avere una maggiore attenzione piuttosto che in altre, quindi una compartimentazione dell'uso nella scelta della tecnologia è sicuramente da inserire all'interno della parte. Un altro spunto che non era stato approfondito con sufficienza nella fase di presentazione era di un tema luce e sicurezza. La luce è spesso l'elemento principale di quello che è un sistema di sicurezza di un edificio, anche associato a sistemi di videosorveglianza, quindi una qualità della luce che risponda a quelle che sono le esigenze, ad esempio, di un sistema di telecamera. Di registrazione, o quantomeno non collida con questo, soprattutto se parliamo di aree dove sono ospitati degli agenti di pubblica sicurezza. O interessante anche la modularità della luce. Ecco qui due approcci che io ho colto, ma non sono necessariamente in contraddizione l'uno con l'altro. Sistemi che in qualche modo garantiscono comfort luminoso, autoregolandosi in funzione della quantità di luce solare, dall'altra parte necessario per l'utente in qualche modo poter regolare l'intensità della luce. Il comfort è spesso una questione soggettiva, quindi efficienza energetica ma anche efficienza, ma che colpa c'è produttiva del soggetto che lavora all'interno di questi spazi, che quindi magari lavora meglio se ha un po' più di luce rispetto al problema, quindi magari non tutto estremamente automatizzato. Sui sensori di presenza sono molto importanti per il risparmio, da quello che è emerso, sicuramente è una tecnologia già ben conosciuta e quindi magari non negli spazi comuni, ma molti spazi possono essere sicuramente delle tecnologie già molto facilmente integrate. E magari di nuovo interessante il legame con quello che è di nuovo la sorveglianza. In alcune aree i sensori di presenza possono essere integrati con quello che è il sistema di sicurezza dell'edificio, in particolare proprio per l'area pubblica sicurezza, ma anche per gli spazi uffici. Quindi uno stimolo interessante da sicuramente da cogliere. Siamo passati all'individualità. Un problema è emerso con particolare riguardo anche all'edificio. Problemi di luce e di riflessi da un'ala esposta a nord, sud, a nord, sud, sul quale crea disturbi a chi ne opera, tanto vediamo una massa di campanelle. Credo che probabilmente la soluzione non è il sistema illuminante per sé, ma affrontato in qualche modo a monte. E soluzioni poi comunque un aspetto emerso anche i riflessi della luce nel video del volto delle persone che lavorano. Esistono delle norme che in qualche indice di appagamento che dovrebbero in qualche modo prevenire questo tipo di sorgenza di questo disturbo, però anche l'uso di monitor più performanti possono sicuramente consentire le autorità pari illuminanti più performanti possono consentire di a questo tipo di studio. Sul tema della velocità di installazione, allora, credo unanime l'opinione che il cantiere, l'organizzazione del cantiere può essere una buona soluzione. Ci sono soluzioni, forse un po' troppo costose, che potrebbero avere tra le proprie performance tempo di installazione come elemento di
singolo, comunque di pregio. Interessante anche quello che è venuto fuori riguardo a questo tema, apparecchi illuminati, cioè parlare prima di sostituzione di apparecchi illuminati, i sistemi cosiddetti click-clack, si vengono precisati, che agevolerebbero di molto quelle che sono operazioni di manutenzione ordinaria. Quindi un lavoro che passa non solo sulle sorgenti di luce, che qui abbiamo aperto e chiuso velocemente il discorso legge, non fa parte, diciamo, del discorso, ma sistemi che in qualche modo sia in fase di montaggio, primo montaggio, di cablaggio, debbano in qualche modo consentire una velocità di esecuzione anche per facilitare quelle che sono le successive fasi di manutenzione ordinaria o straordinaria del sito. Chiudo rimarcando un aspetto: Provis non lavora su tecnologie estreme, qui è venuto fuori molto interessante, è stato rimarcato più volte. Non si vogliono cercare delle soluzioni che vengano prodotte da una singola azienda con strutture troppo unitarie che vincolino troppo anche tutte le fasi di manutenzione successive. La flessibilità dell'utilizzo di soluzioni impostate, storizzate, non spostate, tale da poter consentire nel lungo periodo l'operare di una manutenzione, sì, per esempio banale, l'attacco della lampadina, questo può essere, solo per capirci, potrebbe essere un elemento di vincolo nella scelta di una soluzione piuttosto che di un'altra. Cioè non vogliamo da 2 anni ribaltare tutto il sistema di illuminazione perché il produttore è passato a fabbricare qualcos'altro o lo fabbrica di lui. Aspetto generale, ma il suo aspetto di illuminazione può armare una sua importanza. Non so se ho dimenticato qualcosa, se non ci sono osservazioni da parte. Comunque possono essere un argomento di arricchimento nei prossimi punti. Grazie. Gestite come interferenze, per esempio, in questo modo,
c'è una questione di come si fa a definire una baseline di consumo energetico, e soprattutto chi la misura, quando la misura, sono complessa, una misura per specifico intervento, quindi tutto è stato segnato in una precisa sintetica. Per quanto riguarda le soluzioni, intanto sulla questione della baseline, che ho appena citato come criticità, una delle possibili soluzioni, almeno per quanto riguarda l'impatto delle regolazioni, è un'idea che suona semplice ma potrebbe avere una sua praticabilità, cioè quella di impostare comunque, nel caso in cui vengano cambiate le regolazioni o modificati i settaggi, un A-B dove A è nuovo, B è vecchio, e con questo gestire la possibilità di fare test con l'evidenza della differenza. Non è banalissimo poi interpretare il risultato ed è evidente che questo funziona per l'impatto della regolazione, ma non ha evidenza per quello che ci sono sostituzioni o parecchio o di altri interventi che prescindono dalla regolazione. Una questione di soluzione legata all'interfaccia con il coinvolgimento di utenti, la questione di aumentare il livello di informazioni di quello che fanno gli utenti, della loro presenza nei locali, del periodo di vita di occupazione. L'utilizzo delle tecnologie wireless è stato indicato generalmente come una panacea di mano in assoluto, ma analizza ovviamente, nel senso che può essere una delle soluzioni e strategie importanti per cercare di intervenire e potenziare i sistemi o rivederne l'architettura, o addirittura l'ipotesi di utilizzo di reti in alternativa, sono citate l'ipotesi di utilizzare le reti telefoniche evolute come veicolo di comando semplificato in alternativa alle soluzioni. Anche qui però si è molto messo il tasto su, la questione della non gerarchizzazione del problema del protocollo proprietario, che sul tema delle reti telefoniche si pone, quindi d'accordo, ma questo consente una condivisione di informazioni. Per quanto riguarda il tema del coinvolgimento degli utenti, c'è un aspetto che è importante, che è stato segnato come potenziale soluzione, oltre alla outsourcing, qui è in moda nel tema del coinvolgimento degli utenti, ma in realtà questa è appoggiata ad un sistema informativo comunicato che consenta al gestore di raffrontare le segnalazioni degli utenti, i settaggi degli impianti, le criticità impiantistiche, la storicizzazione delle lamentele e delle azioni. Tutto per evitare la dinamica che è frequentissima, del tutti sanno cosa è successo, non sono in grado di fare la storia e di capire perché siamo finiti nella situazione esistente. Infine, una delle ipotesi citate è quella di localmente, su specifici locali, valutando la possibilità di fare interventi di rimodulazione dei volumi per questioni di eccessi di ventilazione o viceversa di fare inversioni di utilizzo di locali qualora si prestassero vicendevolmente essere scambiati e magari inserire questa una programmazione del cantiere, quindi approfittare delle attività di spostamento o sospensione dei programmi di attività per addirittura fare di tema che è rilevante per quanto riguarda sempre la questione degli spogliatoi dell'edificio per un significativi e importanti contributi di edilizia. Poi, ovviamente, sempre collegato il tema anche ai gestori, il tema della formazione e la garanzia che tutti questi interventi poi vengono affidati in mano a gestori con competenza, quello che li abbiamo visti questa mattina e continuano a essere loro, quindi non abbiamo più sfumato di essere. Bene, spero di aver dimenticato nulla e passo la parola al terzo. Questo di nuovo fa parte di nuove specifiche da dare.
E l'altra parte importante è che le misurazioni, se devono essere fatte poi con misuratori certificati o meno, perché questo sposta anche i costi. Quindi capire un attimo quanto le imprese possono usare i prodotti di un certo tipo e quanto invece devono usare i prodotti con degli altri standard. Non è da poco. La possibilità di offrire, oltre alla, a quanto previsto dal banco attualmente, comunque il banco dall'indicazione che fa l'intervento, altri extra, che si fa dal controllo del sistema di incendio, piuttosto che degli accessi, delle camere e quant'altro, nel senso quanto questo sistema deve poter innovare poi tutto il sistema del controllo dell'edificio, e invece quanto rimane un pezzo separato, questo ovviamente cambia i campi. Dunque, si va a sapere poi la gamma ambientistica, di una gamma ambientistica, categorie, eccetera, che è specificata, ma se non questo lo sanno già prima, almeno da alcune partite, questo può facilitare. Una domanda interessante, anzi una soluzione interessante sta sulle televisionatori. Invece che prevedere soltanto la sostituzione dei generatori, potrebbe essere un campo più aperto con la ricodificazione, nel senso che si può fare comunque modo per migliorare la stazione senza bisogno di sostituire l'interblocco. E questo può aprire degli scenari interessanti, per questo vuol dire costi e possibilità di intervento anche diverse. Quindi questa è un'infrastruttura. L'altro discorso è se poi sia possibile una gestione di building o no, in previsione, e quindi anche qui l'informazione che potrà dare per far morire degli offerti per la possibilità. Sì, nel senso che il fatto che tutto questo edificio qua sia interfaccia con il sistema di building per funzionare o meno, come già dare le indicazioni su questo, poi. L'ultima cosa che non è di questo tipo, però un'informazione che è passata, interessante per il progetto, in realtà il CSI ha messo a punto un sistema per la riduzione del quadro dell'aria del dolore quality, che a livello di test, se avete capito, e che sarebbe disponibile a dare in maniera gratuita per acquisire eccetera, eventualmente a diversi parte del progetto per questi edifici. Quindi questa dovrebbe essere un'operazione, visto che la quella dell'area interessa un po' tutti i tre progetti, in cui possiamo avere un fatto prodotto solo prima, quindi un sistema open che potrà essere implementabile e quindi potrebbe essere utilizzato per tutti i parti del progetto. È un collaterale, ma anche potrebbe servire per la quella dell'area ed è un plus su cui poi possiamo. Non è una risposta di bando, ma è un'unità per registrare questo incontro. Ok, grazie a tutti i nostri animatori. Se ci sono delle domande, delle ulteriori integrazioni, volevo dire, prima di qualche altra domanda, ancora due considerazioni generali sulla strategia di gara. Come è stata fatta da questa mattina, la strategia di gara sarà possibile aperta all'innovazione. Per aperta intendiamo dire che si andrà potenzialmente con un appalto integrato, quindi vediamo che quindi come oggetto di gara la progettazione, che gran parte del capitolato, definiremo più bene come, ma prevedrà delle specifiche tecniche espresse in termini prestazionali, per cui non prevedendo soluzioni tecnologiche, ma lasciando aperte le possibilità, e che, come avete visto, oggetto della gara per quanto riguarda gli interventi implica l'adozione di soluzioni su ambiti tecnologici differenti, ma che devono parlarsi, per cui l'offerta che ci aspettiamo è un'offerta per natura integrata. E quindi i criteri di valutazione valuteranno come in maniera integrata questi interventi riusciranno a comportare un miglioramento in termini di efficienza energetica, di comfort e analogamente tutti quei criteri che abbiamo citato sulle modalità di esecuzione, velocità, estrazione e sovrintendenza. È emerso
anticipato il tema delle tempistiche, che come abbiamo visto sono molto strette e che impattano anche sulla considerazione che abbiamo fatto, quella di lasciare l'offerente anche la progettazione. Per cui se ci sono considerazioni da parte vostra anche sugli aspetti di impostazione della strategia di gara, ben venga, perché appunto siamo in fase di orientamento. Aggiungere una cosa che mi sono scordato di dire quando ho presentato il progetto di difficoltà. In realtà il comitato di mantenimento su un sistema di energy management che sta costruendo, e alla base di questo sistema c'è un programma che si chiama Ibasa Database, che raccoglierà tutti i dati che attualmente sono sparpagliati su una quindicina di database, ognuno dedicato a un argomento specifico. Il BEMS che verrà installato o che è andato a programmare il progetto già esistente deve avere la possibilità di collocare con Ibasa. Ibasa non è un sistema creato da CSI, è un sistema esistente prodotto da software house americana ed è forse il prodotto più diffuso per il facility management, che avrà anche una sua verticalizzazione che tratterà la parte energia. Quindi un'altra delle caratteristiche che dovrebbe avere questo sistema da adottare è che possa conducere e inviare dati su Antibus. Detto questo, credo che possiamo se non ci sono ulteriori domande, ci vediamo alle ore 14. che abbiamo visto prima, credo che ognuno di voi già sappia a quale sala sarà destinato. Vi ringrazio per la pazienza, per aver supportato le nostre chance e anche il cavo, e ci vediamo. Grazie. Se ci sono domande,